Un secondo piatto veloce e leggero, il baccalà al forno con patate. In una pirofila mettiamo alla base un po' d'olio d'oliva e della cipolla tritata. Aggiungiamo un letto di patate sottilissime. Aggiungiamo un po' di passata di pomodoro su ogni patata per insaporirle. Aggiungiamo sulle patate sale, prezzemolo tritato, olio d'oliva e pepe nero. Ora sistemiamo i pezzi di baccalà sopra le patate, l'uno a fianco all'altro. Aggiungiamo qualche oliva nera denocciolata e 3-4 pomodorini tagliati a tocchetti. Se vi sono avanzate delle patate a fettine crude, tritatele in un mixer per qualche secondo e mettetele sul baccalà, formeranno una bella crosticina. Mettiamo altro prezzemolo e cipolla. Aggiungiamo abbondante olio d'oliva. Ora aggiungiamo del pan grattato tritato grossolanamente che darà la giusta croccantezza e panatura. Mettiamo infine altro olio d'oliva, sale e pepe. Inforniamo in forno già caldo per 30 minuti a 180 gradi fino a doratura e servire tiepido. Uscito dal forno un altro po' di prezzemolo tritato ed è pronto da gustare. Certo il baccalà fritto è buonissimo, ma così è un'ottima alternativa. Morbido all'interno con alla base la patata e croccante sopra. Ci vediamo alla prossima ricetta.